Allarme nella sanità regionale abruzzese. La pesante carenza di medici all'interno delle strutture ospedaliere potrebbe portare a breve alla chiusura di reparti importanti e strategici con gravi ripercussioni per l'utenza. Dinanzi a questa situazione inedita scende in campo la NAO Abruzzo, il sindacato dei medici ospedalieri, che lancia un appello alle ASL abruzzesi di presentare rapidamente i piani delle assunzioni per l'anno in corso e per il 2020, ma anche di aumentare le risorse per il personale. C'è una grave carenza di medici negli ospedali abruzzesi e le ASL sono in ritardo. Voi cosa dite? Ma più che le alze, io credo che sia in ritardo, diciamo, il Ministero della Salute e le regioni. Non hanno previsto per tempo il fenomeno che si andava sviluppando negli anni, cioè da una parte la gobba pensionistica che porterà rapidamente tutti i baby boomers, cioè tutti quelli nati negli anni 50 soprattutto fino al 62 ad andare in pensione nel giro di pochi anni, e dall'altra, diciamo, l'altro problema importante è che non ci sono in Italia, a fronte di un numero congruo di laureati, non c'è un numero sufficiente di specialisti. Questo creerà delle gravi carenze in tutti i reparti e probabilmente porterà alla chiusura, soprattutto negli ospedali periferici, di alcuni reparti anche importanti come il pronto soccorso, le chirurgie. Quindi ci troviamo in una situazione emergenziale che andrebbe affrontata con strumenti di emergenza. Qualche manager pensa di richiamare i pensionati. Ma credo che questa sia una simpatica e intelligente provocazione del manager di Teramo, ma insomma sono cose che hanno tentato di fare anche in Veneto, a parte che non credo che si possano fare per legge, cioè la legge teoricamente lo vieta, ma anche se fosse possibile mi sembrerebbe una sconfitta per tutto il sistema. Il vostro messaggio? Ma il nostro messaggio è semplice, chiaro: aumentare i posti nelle scuole di specializzazione, anche se questo poi richiederà tempo, non avremo subito gli specialisti, magari trasformare le borse di studio in contratti di formazione e lavoro, e soprattutto qui in questa regione fare tutto quello che è possibile fare per assumere i nostri giovani. Il messaggio comunque finale è che in questo momento, in questa regione, credo che bisogna fare rapidamente i concorsi, cioè snellire le procedure concorsuali, troppe lungaggini, troppa burocrazia, e soprattutto programmare bene, dare atto immediatamente, cioè attuare i piani delle assunzioni 2019-2020 in maniera molto rapida, e laddove è possibile stabilizzare chi può essere stabilizzato anche con la Madia, e dove non è possibile stabilizzare scorrere le graduatorie valide, rendendole valide il più a lungo possibile.